La cosa che avevo dimenticato tra le diverse ipocrisie che mi hanno un po' scioccato, che io sono stato ultimamente in Terra Santa, conoscevo l'episodio, come penso molti di voi, di Deir Yassin del 1948, quando la banda Stern, appartenenti della banda di Avram Stern e il gruppo Irgun, irruppero in questo villaggio nei pressi di Gerusalemme e fecero una strage e tutti i cittadini di questo paese dovettero scappare. Adesso è già successo in altri 500 villaggi palestinesi che sono stati completamente rasi al suolo, spesso hanno anche cambiato il nome. Però una cosa che mi ha colpito veramente è che proprio in quel posto eravamo sul pullman e a un certo punto la guida dice: ecco lì, lì c'era il villaggio di Deir Yassin, non c'è più niente, è una collina con tanti alberi, sembra non esserci mai stato nulla, esiste soltanto una costruzione lì sopra. Ora chiedo alla guida: ma che cos'è quel palazzo che sta lì sopra? È lo Yad Vashem, il museo dell'olocausto. Quindi lascio a voi ogni considerazione. Una riflessione su questo aspetto è che se veramente non è un'eccezione questa nella storia, altre popolazioni, altre culture hanno trattato in questa maniera gli avversari geopolitici, storici, eccetera. Però è una caratteristica particolare che, pur facendo questo, oggi gli ebrei si ammantino del ruolo di vittime sacrificali, e anche disprezzando e negando le altre drammatiche vicende della storia. Non so, per esempio il genocidio armeno, quello degli indiani d'America, anche numericamente più consistenti, sono negati come pari valore dagli stessi ebrei. Cioè, vedete, veramente, insisto su questo punto, la caratteristica fondamentale è il nascondimento, è la manipolazione dell'informazione. Ecco, l'ebraismo non è particolare perché è l'unico a compiere questi atti, no, è particolare perché è l'unico a compiere questi atti negando la possibilità di conoscere.